rimasti più in casa rispetto all'anno scorso, però anche il risultato numerico di questa seconda serata è stato veramente eccezionale, anche rispetto alla prima, perché abbiamo avuto un calo fisiologico di circa 500 spettatori rispetto alla prima puntata, che è da considerare molto poco. Quindi un risultato veramente ottimo su tutti i profili. Vorrei aggiungere una piccola considerazione, perché ho trovato una puntata estremamente divertente, c'era un ritmo eccezionale, mi è piaciuta sia chi era in sala sia chi era fuori, anche senza grandi ospiti. Prima puntata abbiamo avuto un grandissimo Benigni, era la novità e l'apertura di Mina. Seconda puntata, oggettivamente gli ospiti non c'erano, e quindi è stata la bravura dei conduttori, perché sono stati veramente bravissimi nell'alternare i loro interventi a quelli della musica, e un trionfo della musica, perché una successione di canzoni, una dietro l'altra, che abbia potuto consentirci un risultato di questo genere, ci dà veramente ottimismo per le prossime tre settimane. Io devo dire che a questo punto do la parola a Paolo Bonoli, per cui do il mio personale di ringraziamento, che non ce n'è bisogno, perché tutti stanno in nostra forza, ma veramente gli è stato veramente una performance eccezionale, e mi sento di doverlo dire pubblicamente. Grazie direttore. Grazie a tutti voi che siete qui, saluto gli amici del Palafiori, grazie di essere presenti anche quest'oggi, grazie alle radio che continuano a moltiplicare la nostra musica. È stata una bellissima serata ieri, sono stato bene perché ho visto qualcosa che... La prima serata ho avuto degli accenni, ieri sera è capitata l'esplosione, ho visto il Gerardo Harrison e diventare matto, ma il direttore ha sottolineato che non c'erano grandi ospiti ieri sera. Io ieri sera ho goduto come pazzo, avendo la possibilità di avere la premiata formeria sul palcoscenico dell'Harrison. L'energia che è arrivata dai maledetti pirati del rock è stata fantastica, il teatro lo ha apprezzato. A me è capitato di vederlo da utente una cosa del genere, sono stato contentissimo di poter giocare con Luca nel corso della puntata, abbiamo vissuto tutto con grande leggerezza, le canzoni sono state la dominante ieri sera. È stata una puntata eccellente per l'energia che è trasparita dietro le quinte e conseguente poi tacerlo sul palcoscenico. Questa sera è una serata molto particolare, è una serata nella quale per la prima volta sul palcoscenico dell'Ariston ci saranno artisti italiani e non, che tendenzialmente questo palcoscenico lo ignorano, lo faranno non partitari, credo, come la PFM l'ho fatto ieri sera. Questa sarà la sera in cui le nuove proposte esibiranno insieme a Gino Paoli, Carmelo Vanoni, Pino Daniele, Zucchero, Cocciante, tutti gli altri, adesso francamente sono un po' stanco, ma questa sera ci sarà la possibilità, la possibilità di conoscere un po' più da vicino un doppio premio Oscar, mentre Kevin Spacey, ho sentito che avete parlato già con Alan Clark e con Babbo, che hanno scritto questa canzone molto bella, che sarà in introduzione ad un momento al quale tengo particolarmente. Poi questa sera ci sarà la bellezza di Gabriella Pession con me, e ci sarà l'energia simpaticissima di questo brasiliano che parla italiano, che è Thiago Alves. Con loro mi auguro di riuscire nuovamente a portare tutta l'energia che questo palcoscenico è in grado di sprigionare, questa manifestazione è in grado di sprigionare. L'unica cosa di cui ogni tanto un po' mi dispiaccio è di vedere che ci sono alcuni ancora che non so per quale motivo sembra non vedano l'ora che tutto questo finisca. È un peccato non perché non possa rispettare il loro pensiero, ma perché credo che questa manifestazione, così come qualunque altra manifestazione, sia un'occasione per tutti di poter stare bene, è un'occasione di disimpegno, è un'occasione che non fa male a nessuno. Chi non ha voglia di poterla vedere, grazie al cielo, vive in un mondo estremamente libero dove può fare qualunque tipo di scelta. Io non so quale gioia possa esserci nel desiderare
l'infelicità di un altro o la non qualità di un prodotto, dove tante persone investono energia, professionalità, empatia, amore, affetto. Sinceramente è una cosa che non capisco. Comunque ognuno poi è libero di vivere la propria vita come crede, grazie a quelli che lo sostengono, grazie a quelli che lo rifiutano ma non lo denigrano. Nessun grazie a quelli che continuano invece a cercare disperatamente di vedere questa agonia disperata. Questo è quanto, spero che stasera possiate divertirvi, mi auguro che siate divertiti anche ieri.